Buongiorno e bentornati a questo nuovo appuntamento in diretta di oggi insieme, questo giorno, finalmente siamo di nuovo insieme, possiamo insieme ancora rivolgere il nostro grido, il nostro sguardo Alleluia. al Signore nostro meraviglioso il Dio che ci sta aspettando Marianna, eh? il Signore è colui che sta aspettando le nostre lodi, sta attendendo il nostro grido eh, di eh, gioia, la sua presenza, ma anche perché no, tanti amici in questo momento possono collegarsi con noi e perché no rivolgere la propria, il proprio pensiero al Signore gridando a Dio perché hanno un bisogno particolare nel cuore, Dio ascolta il grido del tuo cuore, quindi non pensare che la preghiera sia un monologo, la preghiera è un dialogo perché tu parli, Dio ascolta e ti risponde. Tante volte il nostro ruolo è proprio quello di insegnare il popolo, gli uomini e le donne che non sanno ancora nulla di Dio, ad ascoltare la voce del Signore. E come può parlarti il Signore? Forse probabilmente proprio approfondendo quello che eh, questa mattina insieme eh, guarderemo dal calendario della parola di Dio, ma può anche succedere mentre stai pregando nel cuore tuo un sussurro da parte del Signore, una parola, una frase detta eh, applicata. Lo Spirito Santo che cosa fa? Fa la predicazione nella predicazione, fa, rende soggettiva la predicazione oggettiva. Questo è un meraviglioso miracolo che avviene ogni volta Valeria. che disponiamo il nostro cuore ad ascoltare il Signore perché in noi si genera la fede. Accade la fede e questa fede si eh, alimenta, si apre, si eh, espone ad un meraviglioso intervento di Dio nella tua vita e tu ti rendi conto anche che finalmente hai avuto la possibilità di vedere Dio come parla, Dio che cosa fa, perché fino a che questo non lo realizzi tutte potrebbero essere soltanto parole. Questa mattina metti eh, in, alla prova questo aspetto della tua relazione con il Signore e dici Signore io ho bisogno di te. Voglio ascoltare il tuo grido, la tua parola, la tua indicazione, quello che tu hai da dire al mio cuore, e proprio in risposta a quanto più di profondo tu gli stai rivolgendo. Bene, noi vi diamo il benvenuto, grazie per esservi collegati. Sappiamo che siete in tanti. Io me ne sono accorto in questi giorni, Marianne, perché essendo stato lontano dalla, dallo studio e, e dalle telecamere, mi sono reso conto di quanti messaggi e quante telefonate. Vi voglio veramente un mondo di bene. Grazie a Dio eh, eh, questa situazione provvisoria familiare che ha riguardato mio papà si sta stabilizzando grazie a Dio il Signore eh, lo sta assistendo e siamo sicuri che completerà la sua oh, opera sì. eh, sulla vita di eh, mio padre Salvatore che eh, vi ringrazio per aver pregato per lui. Intanto mentre questa parentesi sembra essere come dire una nota eh, così personale all'interno di un contesto così invece generale dovete sapere che per noi che per me siete la mia chiesa, la mia famiglia e eh, in famiglia dice diciamo, Diciamoci la verità, ci si parla anche un po' li più liberamente, avete anche notato questo all'interno dei nostri programmi in generale, noi siamo sostanzialmente persone che non fanno questo come lavoro, non siamo dei professionisti, noi siamo semplicemente noi stessi alla presenza del Signore e questa cosa ci consente di avere un filo diretto anche quando abbiamo delle difficoltà. Grazie per questo motivo. Intanto vi do il benvenuto a, questo, a questa diretta, sono le 9.39 di questo giovedì e possiamo iniziare dandovi proprio il benvenuto, un abbraccio forte. Benvenuta e buongiorno anche a te Marianna. Benvenuta anche a te Michele, buongiorno a tutti. Buongiorno, come diciamo sempre, a quelli che ci seguono ormai già da un bel po' di sì. tempo e sono per noi un incoraggiamento. È bello perché quando sei mancata anche qui sono arrivati un bel po' di messaggi. <ride> e Glorie questo di vuol dire che tra il popolo di Dio c'è amore è importante è anche Alleluia. questi segni d'affetto sono importanti e vi chiediamo come sempre che se ci state seguendo dai social di condividere questa diretta Vero. in modo che noi possiamo raggiungere più persone con la parola di Dio e la parola di Dio che quando arriva nei cuori ecco che porta trasformazione, risposta rivelazione Alleluia. e quindi noi non dobbiamo fare altro che, uh, che diventare tutti portatori di acqua non siamo noi che dissediamo, è l'acqua che portiamo che disseda, quindi vogliamo diventare portatori d'acqua, ognuno di noi facendo la sua parte. E sicuramente lo Spirito Santo raggiungerà i cuori, ma è bello sapere che noi possiamo essere il mezzo, il, lo strumento che il Signore. Usa per arrivare ai cuori delle persone. Quindi stamattina lo vogliamo benedire, lo vogliamo ringraziare e vogliamo godere insieme della presenza di Dio in questo tempo. Amen. amen. Lo spendiamo a, bene la presenza Alleluia, di Dio. Investiamo amen. questo tempo. Amén. Amen. Gloria al nome del Signore. Preghiamo insieme in apertura. Padre, grazie per questa possibilità che ci stai dando di stare alla tua presenza ancora col nostro cuore. Veniamo a te innalzandoti e chiedendoti proprio di parlarci, perché abbiamo bisogno di entrare in sinergia, in sintonia con la tua parola e con la tua volontà. Grazie per quello che farai, per grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Allora, Amen. Amen. Gloria a Dio. Bene, stamattina siamo ancora nel libro dei Numeri, già ieri Michele abbiamo letto. Sì. E questa volta il capitolo 7 verso 12 dice: Colui che presentò la sua offerta il primo giorno fu Nason, figlio di Amminadad, della tribù di Giuda. Bene, qui si parla delle offerte dei capi delle tribù per la dedicazione del tabernacolo. Ah, sì. È interessante uh, questo capitolo, anche se comunque ci può, uh, può sembrare che non ci, dice nulla, che non ci dica nulla, però in realtà la parola di Dio ha, tutto, uh, ha sempre qualcosa da insegnarci. E qui, uh, per farla molto breve, ci sono le dodici tribù e ognuna di esse offre a Dio il proprio sacrificio. La cosa interessante è che tutti offrono dei sacrifici preziosi, ma sono diversi l'uno dall'altro. E qui il Signore ancora una volta mette in evidenza le nostre diverse caratteristiche, che hanno comunque valore ai suoi occhi. Alleluia. E noi pensiamo sempre che dobbiamo offrire al Signore quello che sta offrendo un altro fratello. Invece il Signore qui ci fa vedere che Lui apprezza ogni dono anche se sono diversi, perché sono tutti preziosi agli occhi Suoi. E l'attitudine è come ne offriamo a Dio che fa la differenza. Ora, qui c'è un, in questo versetto in particolare che abbiamo letto, c'è un, un qualcosa che va evidenziato: eh, lo Spirito Santo non l'avrà messo sicuramente così per caso. Ma c'è un qualcosa che dobbiamo riflettere: dice, Colui che presentò la sua offerta il, il primo giorno fu Nason. Figlio sì. di Amana, Aminadab, della tribù di Giuda. Chi viene della tribù di Giuda, se non Gesù? E lui è stato il primo ad offrire l'offerta. Quindi noi stamattina vogliamo ricordare che. Il Signore Gesù si è offerto per prima, ancora prima che ne accettassimo il suo sacrificio, Alleluia. e poi noi siamo conseguenza della sua prima offerta. Quindi il primo leone della tribù di Giuda ha offerto per primo se stesso per la vita, per darci la vita, per darci la, vita, per darci la vittoria, per darci eh, tutto quello che necessita per vivere una vita felice. Quindi noi stamattina vogliamo proprio considerare questo, non ci sono più i tabernacoli, non ci sono più gli altari, non esistono più queste cose, ma spiritualmente parlando... Mondo, ancora esistono degli uomini e delle donne che devono offrire al Signore sistematicamente. E devono offrire delle cose che hanno sì. un valore. Disse okay. Davide: Io non offrirò nulla al Signore che non mi costi niente. Io offrirò al Signore qualcosa che abbia un valore e che mi costi. Quindi, tu stai servendo il Signore? Vuoi servire il Signore, però, davanti a te vedi tante difficoltà, tante, um, tanti contrasti, è il prezzo da pagare. Noi non offriremo niente al Signore che non ci costa nulla. Ah, ma oh, veramente tutti vorrebbero servire il Signore se servendo il Signore davanti a noi si stendono tappeti rossi e petali di rose, no? acqua di colonia. Invece il Signore ci avvisa che noi saremo perseguitati e saremo maltrattati, vituperati e questo non deve spaventare nessuno perché quando qualcuno viene contro di noi è perché noi in realtà stiamo facendo qualcosa per il Regno. Allora, noi vogliamo dire a Signore: Signore, noi ti offriremo il meglio e ti offriremo cose che hanno un prezzo, che ci costano qualcosa e tante volte questo qualcosa, questo prezzo che noi dobbiamo pagare, è anche al punto la persecuzione di qualcuno. Ma il Signore accetta il tuo sacrificio così come sei. Dio non trasforma il tuo modo di essere. Ne parlavamo anche prima della diretta, mm. vero Michele? Sì. Del nostro Dio che ci ama così come siamo. Lui viene a trasformare il nostro cuore, non il nostro modo di essere. Lui viene a, ca a cambiare i nostri pensieri, non il nostro modo di approcciarci con gli altri. Quindi se noi abbiamo un, un carattere allegro, estroverso o introverso, ognuno, ognuno come è fatto così può servire il Signore. Quello che il Signore cambia realmente è la radice dei sentimenti. Poi il Signore non ti trasforma che ti vuole uguale al tuo fratello. Noi siamo delle pietre viventi, una volta anche tu Michele hai fatto una puntata bellissima eh, con Review. Noi siamo pietre viventi, non siamo di mattoni. Quindi il Signore non ci mette in delle forme per farci tutti uguali, ma ci usa così con le caratteristiche che abbiamo, con il nostro modo di essere, con il nostro modo di fare, ci usa così come siamo perché ci incastriamo bene l'uno con l'altro. E essendo pietre viventi vogliamo mantenere le nostre caratteristiche, non, ci vogliamo, non vogliamo omologarci no? agli altri. E ognuno di noi, per così come è fatto, si presenta davanti a Dio, offre la sua offerta. Quello che ha in cuore di dare, quello che fa parte di, di se stesso, i tesori che il Signore ha messo nel tuo cuore, i talenti, tutte le capacità che Dio ha messo nel tuo cuore, tu le traffichi nel regno perché tu in realtà stai rioffrendo a Dio quello che non è tuo, è quello che Dio stesso ti ha dato. Quindi oggi vogliamo chiedere allo Spirito Santo, Signore, aiutami a vedere bene nella mia vita quali sono i valori che ho dentro di me, quali sono i talenti, quali sono le capacità, uh, quali sono io li voglio offrire a te, voglio dare a te il meglio sistematicamente. E mi colpisce anche molto, Michele chiede l'ordine. L'ordine di Mosè dà delle indicazioni molto precise. precise certo. Ognuno ha il suo compito, non c'è chi scavalca un altro e non c'è uno che vuole fare tutto. Vero. Noi siamo un po' anche nell'epoca nel, nell dove ci sta qualcuno che, ha, che diventa un leader, una guida e vuole fare tutto. Invece qui Mosè ci dà un grande esempio. Chi più di Mosè è un leader? Vero. Eppure Mosè dà ordini, dà compiti, mm -hmm. mansioni a tutto il popolo. Non c'è nessun disoccupato. <ride> In questi popoli, nessuno che non faccia nulla, ma Mosè dà i compiti e istruzioni precise per ognuno di loro. Quindi un vero leader si vede anche da questo, un vero unto di Dio, un chiamato che dà le mansioni a ognuno, non fa tutto lui. A un certo punto, anche il suicidio di Mosè dovette dargli delle indicazioni e disse: Se tu stai dalla mattina alla sera a dare dei consigli al popolo, prima o poi ti esaurirà. Ma tu fai delle... De, ordina che, che nel popolo ci siano degli uomini intelligenti, capaci, saggi, che siano capi di, di gruppi di migliaia. E allora noi vogliamo prendere esempio da Mosè, se c'è qualcuno che ci sta seguendo, che è un leader di chiesa, un responsabile, non fare tutto tu perché altrimenti ti esaurirai delle mansioni ognuno secondo le proprie capacità. Se il Signore ti ha messo intorno delle persone che hanno dei talenti, delle capacità, dei ministeri, usa quei talenti perché altrimenti tu rischierai che, uh, di esaurirti e di non usare l'aiuto che Dio ti ha mandato. Quando, è, quando noi non riusciamo ad individuare qualcuno che sta intorno a noi, che ha delle capacità, in realtà stiamo disprezzando la provvidenza di Dio, perché anche nel servizio il Signore si preoccupa di noi e ci manda le persone giuste per aiutarci ad andare avanti in quello che il Signore ci ha chiamato a fare. Quindi un leader, prima di tutto, non ha paura di confrontarsi con altri, non ha paura di perdere qualcosa, non ha paura di perdere di livello, ma si affianca a delle persone che hanno dei talenti e le aiuta a trafficare i propri talenti e allora noi proprio come Mosè vogliamo anche noi anche chi ha delle mansioni di responsabilità dire Signore aiutami a vedere chi sono le persone adatte, anche Mosè ha visto chi erano le persone adatte, anche Mosè ha individuato chi erano i capi, anche Mosè e, e anche noi come Mosè dobbiamo fare la stessa cosa, individuare chi ha le capacità, individuare chi può essere capo perché soltanto così ne possiamo offrire al Signore il meglio. Uno solo non può costruire un'azienda, un'azienda si mantiene perché c'è un team e anche spiritualmente parlando noi vogliamo essere un team e lo vogliamo chiamare corpo, spiritualmente parlando corpo non è team. Quindi attenzione a tutte le indicazioni che Dio ci dà e non tralasciamo nulla degli insegnamenti che vengono da... Da parte di Dio. Ah, sono felice di aver ascoltato la, dalla tua bocca la mh, spiegazione, l'esposizione di um, uomini e donne non omologati, perché sembra essere proprio alla base di questo versetto, di questo passo, il fatto che Dio usi nella sua unicità ognuno di noi. È necessario comprendere che quando parliamo di offerta, uh, un sacrificio gradito al Signore, in buona sostanza stiamo parlando di qualcosa che io e te nella libertà e nella liberalità del nostro cuore, eh, portiamo al Signore. Ora, noi sostanzialmente che cosa siamo? Di che cosa eh, possiamo freggiarci di, a, di possedere e di dare al Signore? Beh, innanzitutto il nostro tempo, poi probabilmente la salute e le forze che Dio ci dona. Eh? o probabilmente possiamo portare al Signore le nostre finanze o attraverso, ehm, eh, attraverso diciamo, il servizio che Egli ci chiama possiamo portare a Dio e dedicare a Dio il nostro ascolto. Vedete, Dio guarda un cuore sincero e pronto e generoso e pronto a donare e lo osserva come un cuore che ha le caratteristiche del suo Figlio Gesù Cristo. Il primo a spendersi totalmente per la sua missione è stato proprio Gesù. Gesù per eccellenza è il nostro esempio, perché egli quando si è trattato di ascoltare, ascoltare significa non parlare, avere le, occhi aper le orecchie aperte, ascoltare il cuore di chi ti sta di fronte, che magari ti sta confidando qualcosa, ma noi ci dimentichiamo che ascoltare significa anche non parlare. Mm. Tante volte noi uh, ascoltiamo soltanto per, cap per capire il modo in cui poter rispondere, ma Dio spesso ci chiama a non parlare quella può essere una grande offerta specialmente per quelli che hanno l'impeto di dover necessariamente parlare sempre, a volte Dio dice proprio a quelli che hanno l'impeto di parlare sempre perché hanno cat categorizzato il servizio al Signore soltanto nel parlare e basta, eh, Signore aiutaci e liberaci dal parlare e basta, dalla manifestazione verbale della fede e manifestazione dei fatti zero aiutaci Padre perché abbiamo Bisogno di sapere ascoltare. Spesso ascoltare significa non parlare. E Dio proprio a quelle persone, dice: Offrimi il tuo ascolto. E Signore, come oh, faccio Dio. ad ascoltare e come faccio ad ascoltare a offrirti il mio ascolto? E io sono sicuro che quando ti prego tu mi ascolti, e sì, basta, certo. finisce lì. Sì. Ma se fai ben attenzione, quello che ho detto in realtà non è esattamente quello che Dio ci chiede. Se tu Credi che offrire l'ascolto al Signore significa stare in preghiera e lodarlo? Questo è un buon tempo ed è importante ed è necessario che si faccia. Ma l'ascolto che Dio ti richiede, caro amico, cara amica, caro fratello, cara sorella, è quello che devi rivolgere verso coloro che hanno bisogno. Perché Dio ti dirà: quello che avevi fatto ai miei, a uno di questi, lo avete fatto a me. Quando avete offerto un bicchiere d'acqua, quando avete visitato i carcerati, quando avete visitato gli ammalati, quando vai da un ammalato, tu che cosa vuoi dire? Qual è? l'aiuto che puoi portare, a meno che tu non sia un medico o abbia delle conoscenze, ma anche lì poi ad un certo punto ti fermi, perché se ti sta mandando, mandando un'azienda sanitaria tu fai il tuo lavoro di medico, di infermiere, ma se stai facendo eh, una missione da parte di Dio tu devi ascoltare quello che Dio ti manda a fare, ovvero tante volte di fronte alla malattia, al malato devi ascoltare. Ascoltare e pregare in cuor tuo E capire quali sono quelle parole Non per rispondere Ma per comprendere lo stato di chi ti sta di fronte E portarlo nella preghiera interiore al Signore Signore ti sta gridando in questo momento Sta dicendo oh, che ha questo le, dolore Intervieni, toccalo E quando oh, sì. il Signore ti dà la sicurezza di quello che devi fare Imporre le mani insieme all'ammalato E pregare per lo Spirito Santo oh, sì. Quelle potrebbero sì. essere le uniche parole più efficaci da intrattenere verso coloro che Dio ti sta chiamando ad ascoltare, ma può essere anche dedicare il proprio tempo, Dio ti sta chiamando a dedicare il tuo tempo, la tua vita è serrata nei ritmi di questa società perché tu hai bisogno di fare due lavori, tre lavori, quattro lavori, è perché devi arrivare a fine mese, certo, assolutamente sì, probabilmente questo è uno standard nel quale ti sei incastrato perché forse hai dei problemi finanziari o perché le tue aspettative, le tue richieste finanziarie sono troppo alte ma probabilmente Dio in questo tempo ti sta dicendo fermati, è necessario comprendere che ti stai consumando per qualcosa che non sono io. Se Gesù avesse dovuto in qualche modo preoccuparsi del lavoro durante il suo ministero terreno, beh, non avrebbe fatto tutti quei miracoli, non avrebbe insegnato, non avrebbe costituito la Chiesa, non avrebbe girato tutto Israele, tutto, tutto, tutto il Medio Oriente facendo una pallina da ping-pong da sud a nord, da, 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 da sud a nord, da nord a est e poi ovest, e non si fermava mai. Come faceva? se doveva anche continuare a eh, eh, creare travi per le case insieme eh, a, per, con il lavoro che gli aveva fatto ereditare il suo papà. Assolutamente no, dobbiamo subordinare tutto al nostro desiderio. Torno al discorso delle caratteristiche che faceva Marianna, perché c'è qualcosa di veramente molto necessario e importante da comprendere. Qui noi stiamo parlando di offrire... Più degli altri o meno degli altri, qui stiamo parlando di offrire nel modo in cui Dio vuole che noi offriamo. offriamo. E se ci fai caso quando tu sei eh, attenta, attento ad un processo naturale, ti rendi conto che eh, se tralasci un processo naturale accadono delle cose. Se faccio un esempio, se noi aspettiamo che appaia il frutto su un albero durante la sua stagione e noi probabilmente lo vedremo apparire, lo vedremo crescere per grazia di Dio. Ma se quel frutto non lo cogli e non lo mangi, probabilmente hai atteso inutilmente. Questo per dire che probabilmente il tuo processo di ehm, maturazione della liberalità, la tua intenzione di donare al Signore, è arrivata al suo punto di maturità. Dio ti sta dicendo: Da troppo tempo è il momento di darmi il tuo tempo, Grazie. è il momento di fare quell'offerta, è il momento di dare il tuo ascolto, è il momento di fermare, di rivedere la tua vita perché sei troppo di corsa, stai dando la tua vita dietro a cose che non sono io. Fermati, troppe attività in chiesa. Quante volte mm. eh? oggi abbiamo nelle nostre meravigliose comunità una serie di attività che ci tolgono addirittura la mm. tranquillità, noi crediamo. In in fondo, in fondo al cuore che beh, posso evitare di leggere la parola oggi perché sostanzialmente sono stato tutto il giorno a fare il turno di questo, di quello, di quell'altro. Mm. Mi dispiace. Dio potrebbe proprio chiamarti all'ordine in quell'aspetto. Mi ricordo di una volta quando, eh, Marianna, ho dovuto fare delle scelte all'interno della mia vita perché nella mia vita c'erano... Eh, troppe attività, e eh, mi ricordo che il pastore eh, che coordinava queste, queste attività all'interno della grande comunità eh, dove il Signore eh, mi faceva servirlo eh, ad un certo punto predicò eh, da un pulpito per motivare i tanti ad essere più puntuali eh, nelle varie attività. Predicò e disse: È arrivato il momento che tu lasci tutto quello che non è tua chiamata, perché ti devi dedicare a questa opera piuttosto che all'altra opera. Lo scopo del pastore era sostanzialmente... Eh, quello di orientare le persone a frequentare maggiormente i turni, ad essere più presenti ai turni eh, della propria comunità, perché una comunità grande con tante attività si mantiene soltanto se tutti rispettano i turni. Ma io quella mattina arrivai in chiesa proprio col desiderio di ricevere da Dio la chiamata e una parola precisa, pregai per quello tutta la notte. Quando arrivai a quella, a quella predicazione e ero, da premettere che ero, che ero uno che non mancava mai, se non per motivi di lavoro, ero sempre lì. La prima cosa che il Signore disse attraverso proprio la stessa bocca che io mi sarei aspettato ricevere, inve, di ricevere invece l'inverso, o non allontanarti, cosa del genere, mi disse: Devi essere fedele alla tua chiamata. E io compresi che seduto lì in quel banco, in quell'aula di servitori, non ero nel posto che Dio mi stava chiamando, me lo stava facendo dire proprio da colui che doveva motivare quei servitori. Alla fine di quel culto, con una. A fede costernata di azioni, di opere, perché le opere legate alla fede non sono la beneficenza che noi facciamo, le opere sono quelle che scattano dopo che ha ascoltato la parola. Mm. Quando tu ti muovi e fai qualcosa, dopo che hai ascoltato la parola, quelle sono le opere di cui Dio prende registro. Quindi attenzione se stai ascoltando questa mattina fa, e Dio ti sta chiamando a fare delle azioni, falle il prima possibile perché dieci volte te l'ha già dette ma nemmeno una volta ancora l'hai fatto. Quindi è necessario co collegare sempre le opere. Alla fede, sempre. Ora c'è qualcuno giustamente che attenziona questo verso soltanto sulle cose eh, che riguardano la beneficenza o l'offrire. Quello può essere un gesto automatico se Dio ti sta dicendo di offrire e eh, anche di fare beneficenza. Va bene, ma non è sempre così. In quella mattina mi alzai, salutai i fratelli e disse grazie perché è esattamente quello che Dio mi ha chiamato a fare. Io devo seguirlo e quel tempo di quella mattina che offrivo tutte le domeniche l'ho dedicato alla mia chiamata che oggi mi vede qui a servire il Signore uh, alla sua presenza insieme a voi a parole di vita e in, uh, nei social. Grazie a Dio per quello che il Signore sta facendo. Perché? Perché Dio parla sempre in un modo spedito, ma a Grazie volte Gesù. noi abbiamo difficoltà ad accettare. A volte pensiamo sempre certo. che dobbiamo incastrare quella parola all'interno del tempo che ci rimane, se ci rimane. Anche perché poi dimentichiamo che noi abbiamo bisogno di riposo. Mm. La prima cosa che facciamo è dimenticare il riposo. La prima cosa che facciamo quando Dio eh, ci chiama a dare di più è pensare che Lui ci stia chiedendo di donare dei soldi. Di donare eh, maggiormente de delle opere dei soldi legati alle offerte. Attenzione, dobbiamo fare attenzione perché questi uomini hanno portato. Eh, a seguito del loro, della loro predisposizione della tribù che rappresentavano, hanno portato a Mosè per l'inaugurazione del tabernacolo esattamente delle misure precise, di offerte precise, tarate dal proprio, eh, dal proprio sentimento. Sono stati deliberati in loro consiglio di dare nel loro sentimento, nel loro intimo qualcosa al Signore. È necessario comprendere che non importa quanto hai, non importa che cosa tu stai dando, quanto ne stia dando, l'importante in assoluto questa mattina è come tu dai. È necessario comprendere con quale sentimento tu stai portando la tua offerta al Signore. La tua offerta di tempo, probabilmente adesso stai ascoltando questa predicazione, stai ascoltando questa parola da parte del Signore e stai dicendo questo tempo è dedicato al Signore. No, questo tempo è dedicato a te. Dio sta dedicando del tempo a te, non stai offrendo niente al Signore. Mm. Quello che tu farai per il Signore lo farai dopo quando smetterai di ascoltare e proverai a mettere in azione la fede che Dio sta generando in questo momento mentre stiamo... Parlando, quando tu vai al culto, quando tu ascolti la parola, quando tu ti metti in comunione, non stai facendo nulla per il Signore. È Dio che sta facendo qualcosa per te. In quell'occasione Dio sta prendendo cura di te, sta prendendo cura e sta osservando il tuo cuore che si apre. Devi cambiare questo punto di vista. Il vero tempo, la vera offerta, la, la vera, il vero sacrificio inizia quando questo tempo finisce quando queste azioni smettono e tu ti attivi per eh, portare e trasformare in azione la fede che Dio sta mettendo nel tuo cuore. Coraggio, le offerte non sono nella quantità ma nella qualità del sentimento, le offerte del nostro tempo, della nostra, del nostro cuore. Eh, come abbiamo detto, anche delle nostre finanze e vedrai anche la benedizione di Dio. Questo non è il Vangelo della prosperità, però ti renderai conto che Dio si prende cura di te perché dobbiamo cercare prima il regno dei cieli. E qual è se non la volontà del Padre? Bisogna scoprire e ascoltare la volontà del Padre nel momento in cui ti rendi conto di essere di fronte al Padre meraviglioso che ha già per te una volontà, e tu ti allinei? Oh Paolo disse a Timotio: sforza di presentare te stesso come un uomo approvato davanti a Dio. Com'è possibile che io da me stesso possa essere approvato? Che sforzo devo fare? Lo sforzo che io e te questa mattina dobbiamo fare è mettere da parte le cose che ci distraggono. Mettere da parte le cose, i sentimenti, i pensieri o oh, se ti lasci un attimo andare, vedi, la vita di tutti, uomini e donne, tutti, non è indistintamente se sei già un credente o non sei credente, la vita di tutti noi è una vita fatta in salita, non voglio spaventare nessuno. Ora se tu sei in salita, per quanti amici in questo momento guidano e sanno a cosa voglio arrivare, hanno già intuito, e anche se non guidi, oppure vivi forse in un paesino di montagna, se quando tu ti arrampichi su una strada in salita, eh, fai un po' più di fatica, la nostra vita è in salita e quando tu stai camminando su una salita, la caratteristica sai qual è? È che se ti fermi, la... Di, la salita tende a, a spingerti dietro. Per restare in alto devi continuare a sforzarti a salire. Questo non sostituisce la grazia. È per grazia che tu stai potendo ascoltare e metabolizzare ciò. Però voglio dire che è necessario che tu in questo momento... È difficile, è vero, è difficile. Però probabilmente Dio ti sta chiamando a eh, rinunciare ad uno dei tuoi lavori o ti sta chiamando a prendere quel tempo. In questo spazio e andare negli ospedali pediatrici unendoti forse ad un gruppo di, eh, di, 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 di volontari che portano gioia, sorriso a dei bambini che stanno in difficoltà. Forse Dio ti sta chiamando a visitare gli ammalati nelle proprie case, gli anziani. Quanti anziani! Alleluia! Sono malati soli! Perché forse hanno... I figli hanno le famiglie troppo impegnate, non riescono a stare dietro alle difficoltà. E quante volte, a volte, basta soltanto prestare l'ascolto? Un'ora, una preghiera, andare lì. Non, se, tu sei, se, se tu stai bene in salute, anche se hai una certa età, ma stai bene in salute e hai la capacità di ascoltare bene chi ti, chi ti parla, eh, sei già abilitato a fare questo servizio. Osserva un po' intorno a te, cristiani o non, non fare questa discriminazione. Dio ti manda verso i malati, perché Egli è venuto per i malati, ma anche malati fisici. E potrebbe essere il tuo intervento determinante per la salvezza dell'anima della persona che soffre. In questo momento Dio ti dice offri te stessa, te stesso a me, perché questo è il sentimento con cui voglio che tu faccia la mia volontà. Dio ci bendica veramente. Alleluia. Gloria a Dio, Signore uh, ci ama e ci dà delle indicazioni chiare anche attraverso questi sacrifici, Michele, perché Alleluia. mentre parlavi, mi soffermavo sul fatto che tutti hanno offerto un piatto d'argento, uh -huh, tutti hanno offerto, hanno offerto una, una bacinella, come dice una bacinella, e, e tutti hanno offerto del fior di farina con dell'olio. <ride> Quindi tutti. Dobbiamo, alla presenza di Dio, nutrirci di questa farina, che è la parola, no? L'olio, l'unzione dello Spirito Santo. E poi c'è la coppa, la coppa con l'incenso, quindi il profumo di Cristo. Quello che cambia nei sacrifici sono proprio gli animali. Chi offriva un toro, chi offriva un montone, erano gli animali. Comunque erano abbondanti i, i sacrifici. Però quando noi ci, ci presentiamo al Signore, come dicevi tu prima, prima Michele, eh, noi non ci possiamo accostare al Signore senza... Leggere la Sua parola senza conoscere la sua parola, senza uh, cercarlo con tutto il nostro cuore. Quindi dobbiamo assolutamente sia presentarci davanti a Dio, ma cercare anche di uh, non fare un monologo, come dicevi prima. Eh sì. Quindi fare in modo che tra noi e Dio ci sia una stretta relazione dove ci sia l'unzione, l'olio ci sia la farina, la parola e dove ci sia il profumo di Cristo, la coppa con l'incenso. Oh, e queste cose non devono assolutamente mancare. Noi vogliamo innanzitutto presentarci noi come sacrificio vivente, perché qui stiamo parlando di sacrifici fatti di oggetti, ma se prendiamo tutto quello che è vecchio testamento e lo portiamo nel nuovo, ecco che diventa tutto spirituale. E noi vogliamo spiritualmente parlando offrire al Signore sempre di questi tipi di sacrificio. E noi, Vogliamo anche presentarci al Signore quando non ci sentiamo di offrire sacrificio. Io offrirò al Signore un tributo di lode in ogni tempo, io servirò il Signore in ogni tempo, quando mi libera o non mi libera. Quindi anche questa. Questo modo di presentare le offerte ogni giorno, che ogni tribù offre la sua, il Signore ci vuole proprio indicare che non soltanto, come abbiamo detto prima, ognuno deve offrire il suo sacrificio, ma anche ogni giorno offrire il proprio sacrificio al Signore. E non è per un tempo. Ci sono quelli che per esempio dicono, ma io già ho fatto tanto per il Signore, ora posso anche riposarmi. Finché noi vivremo su questa terra, finché ne avremo un alito di vita, dobbiamo sempre offrire al Signore in base alle nostre capacità. Eh, noi non dobbiamo mai tirarci indietro quando si tratta di servire il Signore. Quindi noi offriremo al Signore in tempo e fuori di tempo, predicheremo l'Evangelo in tempo e fuori di tempo, offrendo continuamente la nostra vita a Lui, senza mai risparmiarci, perché il Signore poi ci fa del bene. Noi non dobbiamo pensare che stiamo offrendo al Signore, quindi ci stiamo sacrificando. Quando parliamo di sacrificio Michele, parliamo sempre di qualcosa. Quando qualcuno dice ma io sto facendo un sacrificio, parliamo sempre di qualcosa che ci porta sofferenza. Offrire un sacrificio al Signore invece porta gioia nel nostro cuore, porta consolazione nel nostro cuore, porta risposta. Perché mentre noi offriamo la nostra vita in sacrificio a Dio, Egli provvede per noi e ci benedice in un modo straordinario. Quindi vogliamo comprendere stamattina che dobbiamo offrire, che dobbiamo desiderare la presenza di Dio um, di avere le coppe, i piatti d'argento, i piatti d'argento, bacinelle d'argento piene di farine, piene della parola, intrinseche di olio, l'olio che fa la differenza, che unisce. E eh, vogliamo proprio dire, Signore, io voglio anche io offrire la mia coppa piena di incenso, piena di profumo, che quando le persone passano vicino a me, quando le persone hanno a che fare con me, possano anche sentire il buon profumo di Cristo, che è la nostra condotta, il nostro modo di parlare, anche quello è sacrificio. Tante volte noi pensiamo, come diceva prima Michele, le tante attività, tante attività, le tante attività dimenticandoci poi che c'è anche il profumo che dobbiamo lasciare in giro le persone devono andarsene via dopo che hanno parlato con noi che si è appiccicato addosso il profumo di Cristo sulle loro vite, come quando noi entriamo in una pasticceria e sentiamo quel bel profumo di vaniglia, di zucchero e quando usciamo da lì qualcuno dice ma hai mangiato un dolce? Perché in realtà tu hai, sei, ti sei impermeato di tutto quel profumo che era della pasticceria e quando le persone hanno a che fare con i figli di Dio, devono andare via, che portano con loro un po' del profumo di Cristo perché quel profumo ha invaso anche la loro vita e questo deve essere il nostro scopo. Signore, fa che veramente ogni giorno noi non soltanto ci vogliamo preoccupare di offrire a te dei montoni, dei capri, del bestiame, spiritualmente parlando, no? le offerte, le cose da fare, da offrire, ma fa che anche noi possiamo preoccuparci di avere le coppe piene di incenso, piene di profumo perché le persone... Sentiranno quel profumo, le persone saranno attratte da quel profumo. È come quando qualcuno cucina a casa e altri escono dalle stanze e dicono: Mamma, che stai preparando? arriva un profumino. Così ne vogliamo essere nel mondo, vogliamo essere gente che porta il profumo di Cristo che attira le persone, e il profumo di Cristo attirerà le persone. La, la differenza che noi faremo nel mondo attirerà le persone, le persone vorranno sapere che verranno a chiedere loro a noi che, che, che cosa hai tu che io non ho, che cosa ti è successo che io, che io non ho ancora sperimentato. Quindi noi vogliamo dire: Signore, aiutaci veramente non soltanto ad essere attivi nel fare, 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 ma anche ad essere uh, un'attrazione perché. Che il profumo di Cristo emana così forte nella nostra vita che gli altri non possono che dire: Io voglio diventare come te. Eh è un modo, sapete a volte noi diciamo, addio la, gloria, sì, addio la gloria sicuramente, ma le persone di fuori che ancora non conoscono Dio, secondo voi come sono attratte da Dio se non da noi? quindi loro saranno attratti da noi diranno, io voglio diventare come te attraverso di noi, che cosa succede? che conoscono Cristo, e vogliono diventare come lui quindi l'apostolo Paolo poteva dire imitatemi perché io imito Cristo quando l'apostolo Paolo andava e si muoveva da qualche da una chiesa all'altra, in un paese all'altro, lui diceva, poteva essere essere un esempio che camminava e le persone potevano desiderare di diventare come lui e noi dobbiamo contrastare gli influencer che propone il mondo degli inferi con gli influencer cristiani andiamo noi fuori a influenzare le persone facciamo in modo che quando la gente ci guarda ci vede ci voglio diventare come quello come quella voi pensate che sia sbagliato non è sbagliato perché se il mondo vuole influenzare con il male noi dobbiamo influenzare con il bene in un tempo dove i social sono pieni di influencer che influenzano in un modo negativo i nostri figli la nostra gioventù noi vogliamo essere invece di quelli che influenzano in modo positivo, essendo sempre noi stessi, mantenendo le nostre caratteristiche, ma con Cristo nella nostra vita noi diventiamo uomini e donne brillanti e la gente ci guarderà e dirà però che belle persone che sono, voglio essere come loro e così ne possiamo attirare. Anime a Cristo e non sarà la tua religiosità, non sarà il tuo tanto alleluia, sapere. Sarà alleluia. il Cristo che vive in te che farà la differenza se Amen. veramente Cristo alleluia, vive in te. Quindi vogliamo preoccuparci proprio Signore, di questo, Signore. Aiutaci veramente perché noi vogliamo essere uomini e donne consacrate a te. Ieri anche abbiamo parlato del nazireato. Si è tolto la. la, la mi sa che si è scaricata la batteria. Sì. Abbiamo Dai. parlato anche del, del nazireato. E così noi vogliamo dire ogni giorno, Signore, aiutaci veramente a restare aggrappati a te, perché vogliamo, Signore, che tu influenzi prima di tutto la nostra Vabbè, vita, affinché poi noi... Possiamo poi influenzare il Grazie gli altri. Signore, gloria, gloria al nome del Signore. Bene, ci sono diverse richieste di preghiera che noi vogliamo in questo giorno presentare al Signore, Marianna, ci sono sì. uh, tantissimi che ci stanno seguendo, che uh, stanno chiedendo appunto l'intervento del Signore nella propria vita, come Angela che chiede preghiera per la sua famiglia, ancora c'è Giovanni che chiede preghiera per sua moglie che sta attraversando un momento difficile, difficoltà fisica, uh, lui desidera, chiede preghiera affinché si possa... Uh, convertire, oh, grazie, riconoscere, grazie. salvare o meglio, aprire il proprio cuore al Signore. A volte le difficoltà arrivano proprio quando noi crediamo che tutto sia finito. Eh, avvertiamo questi venti di difficoltà proprio per dire beh non c'è più nulla da fare oramai la situazione eh, sta degenerando è degenerata no assolutamente tante volte arrivano proprio delle difficoltà nella vita anche di chi ci circonda mm. perché dio ha uno scopo superiore maggiore di quello che noi vediamo e potremo presto realizzare che quello che sta accadendo è soltanto l'inizio di un tempo meraviglioso di benedizione che Dio ha stabilito per la vita di quanti si eh, affidano a Lui. Inoltre, poi vogliamo ringraziare il Signore per quanti ci state scrivendo e che state chiedendo, state eh, apprezzando il lavoro che stiamo facendo proprio ogni mattina. Questo tempo che spendiamo alla presenza del Signore al mattino è una riunione diremmo intima con, eh, nel sentimento e pubblica nella forma. Una riunione. Unione pubblica nella forma, ma intima nel sentimento, e quando il Signore dà una parola alla nostra vita, non la, dà, non la dà a noi per voi, ma la dà a noi insieme anche per noi, e questo è qualcosa che farà la differenza, senz'altro nel sentimento e nel modo in cui Dio. Si, sta, eh, si vuole muovere in mezzo a noi inoltre vogliamo ringraziare il Signore anche per l'opportunità che ci concede di presentare come dicevamo in apertura i nostri cuori davanti al Signore e con questo sentimento Grazie, vogliamo andare a Lui sì, e pregarlo Mariana non so se vuoi aggiungere altro sì, abbiamo pochi minuti c'è una donna che chiede preghiera perché ha abortito da poco e dice il Signore me l'ha promesso quindi preghiamo per lei poi c'è um, Emanuela che chiede per la salvezza e eh, la guarigione di Uh, alcune persone, tipo Bernardina, Simona, Letizia, Elisa, Maddalena, Anna, Gloria chiede preghiera per suo suocero Ciro, e poi c'è Maria che chiede per la sua salute, e poi c'è una richiesta di preghiera che vorrei evidenziare, Michele, perché sì. mi ha colpito molto: può sembrare banale, sì. ma Salvatore dice pregate per me perché quando leggo la Bibbia mi distraggo. Mm. Mi ha colpito molto questa richiesta di preghiera perché in realtà il Signore ci vuole così, ci vuole onesti. Quando ne abbiamo una defianza nella nostra vita è meglio dire la verità perché il Signore conosce la nostra, sì. eh, il nostro modo di essere. Quindi il Signore ci vuole onesti, non ci vuole perfetti. Se tu, uh, Salvatore, uh, ti distrai Alleluia. quando leggi la Bibbia, hai una bellissima richiesta onesta e il Signore ti premierà. Eh, è stato anche un, un gesto umile, un atto di fede, no? dirlo, mm. scriverlo. Mm. Eh, anche tutti gli altri, ci sono quelli che per esempio non amano leggere la parola, non amano leggere la, la Bibbia. E in realtà gli viene difficile. Noi dobbiamo presentarci così come siamo. Qual è la nostra difficoltà? Mi distraggo? Preghiamo per la nostra distrazione. Non mi piace leggere? Signore, fammi innamorare della Tua parola, presentiamoci onesti davanti a Dio. Tanto il Signore ci conosce. È inutile che noi diciamo, io leggo la parola e poi in realtà non la leggiamo, ma noi vogliamo presentarci davanti a Dio e dire, Signore, aiutami perché non mi piace pregare, per esempio. Signore, fammi innamorare, fammi comprendere che pregare è entrare nella Tua presenza. Certo, certo. Signore, fammi comprendere che pregare non è una penitenza. Oh, il nemico vuole sempre trasformare il nostro modo di vedere le cose, ci le fa vedere nel modo sbagliato, no? Sì. E noi vedendole con, una, con il modo sbagliato, ecco che non amiamo fare delle cose, in realtà. La preghiera non è stare inginocchiati vicino, presso i nostri letti oppure restare in una camera al buio. Noi, noi già quando stiamo in auto, per esempio, parliamo con Dio, stiamo pregando, è un dialogo. Se noi comprendiamo che parlare con Dio è un dialogo vero e proprio, noi stiamo parlando, stiamo aprendo il cuore al nostro amico Gesù, allora per noi sarà un riposo e ci verrà. Facile come respirare, pregare. Quindi noi continuamente pregheremo e chiederemo aiuto al Signore, quindi non cesseremo mai di pregare perché sarà per noi un bisogno. Quindi qualsiasi sia la tua richiesta, metterla davanti al Signore. Perché il Signore appunto ama i Suoi figli quando si presentano a Lui così come sono, anche con, le loro, con i loro limiti, confessando i propri limiti. Quindi noi vogliamo pregare per tutti gli ammalati che, sono, che attendono un tocco particolare, per Amen. quelli che stanno uh, subendo delle terapie, per quelli che stanno soffrendo, per quelli che chiedono liberazione. Vogliamo proprio prendere autorità nel nome di Gesù e vogliamo prendere quello che noi già è preparato. Quindi preghiamo. Ok, prego. Gloria al tuo nome. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua fedeltà, ti ringraziamo per il tuo amore. Signore, grazie. Perché tu ci accetti così come siamo. Signore, è meraviglioso pensare che nessuno di noi deve essere perfetto prima di accostarsi a te. Ci possiamo accostare così come siamo, Signore. E ti ringraziamo perché questo Grazie, per noi padre. è un qualcosa di straordinario, Signore, incomprensibile. Tu Alleluia. che sei tre volte santo, Alleluia. ti preoccupi di noi, ti abbassi fino a noi, ti chini fino a noi, come dice la tua parola, per Alleluia. ascoltare Alleluia. il nostro Alleluia. sussurro, il nostro grido. Grazie, padre, aiutaci signore. veramente a confidare Alleluia. in te, in ogni area della oh, nostra vita padre. Signore, fa che veramente possiamo portare a te Gloria ogni peso, tuo, ogni, ogni problema, signor. ogni difficoltà oh, Signore, ogni intoppo nel nome di Gesù Padre ti chiediamo di intervenire nella nostra vita affinché noi possiamo comprendere quanto è grande il tuo amore per noi Amen. e possiamo alleluia. comprendere che a te veramente possiamo raccontare tutto grazie Signore, padre. grazie per il tuo amore oh, meraviglioso eh, Signore per il mondo e per i religiosi il tuo amore è scandaloso perché tu ci ami nonostante le nostre, i nostri fallimenti Signore, ma tu sei meraviglioso, noi ti ringraziamo, Signore, grazie, per l'amore grande che tu hai per Alleluia, noi. e ti voglio pregare signora. in un modo particolare per quelli che stanno soffrendo, Signore. Tu conosci Alleluia. i tuoi figli che gridano a te, Alleluia. tu sai le loro sofferenze, Signore. Solo tu li puoi comprendere. Ti chiediamo nel nome di Gesù di toccare i loro corpi, di aiutarli, Signore, a sopportare anche quelle sofferenze, Signore. Tieni ristretto a Te fa che veramente la Tua pace li possa custodire in Te, Signore, possa preservare la loro mente, i loro pensieri. Noi nel nome di Gesù leghiamo ogni pensiero che vuole disturbare, nel nome di Gesù vogliamo legare ogni Amen. spirito maligno, sì, signore, signore, che vada ad attaccare alleluia, i tuoi figli, nel alleluia, nome di Gesù, Padre, sì, noi vogliamo legare ogni demone, Signore, oh, che sta met mettendo Gesù. dei semi di bugie nelle teste oh, dei tuoi signore. figli, nel nome di Gesù ti chiediamo liberazione, oh, guarigione dalle oppressioni, dai legami, Signore, nel oh, nome alleluia, di Gesù alleluia, intervieni oh, anche alleluia, in tutti quelli che fanno alleluia, fatica a alleluia, credere, alleluia. Signore, nel nome di Gesù, fa che il loro cuore... Cioè, possa essere morbido Gesù. per ricevere la tua parola, signore. Stendi la tua mano su tutti Alleluia, quelli che hanno bisogno di soccorso, nome, sui signore, perseguitati, signore. signore su Alleluia. tutti quelli che sono attravagliati, signore. Per tutti quelli che sono oppressi, nel Alleluia. nome di Gesù, ti chiediamo Alleluia. di intervenire come solo tu sai fare, signore. Gesù, signore da, da chi, signore, potremo andare a chiedere aiuto se non a te? E noi ti chiediamo, signore, veramente di operare in un modo straordinario. Perché c'è tanta sofferenza in mezzo al tuo popolo, ma noi sappiamo, Signore, che queste sono cose normali che dovevano avvenire, tu ce l'hai detto. Ma non ci lasciare mai la mano, Signore. Fa che veramente ognuno di noi possa rimanere attaccato a te e possa comprendere che solo in te c'è la salvezza, c'è la liberazione, c'è il, il supporto. Signore, solo tu ci puoi aiutare nelle difficoltà. Amen. Signore, ancora benedici la programmazione di parole di vita e tutti quelli che seguono per apprendere Alleluia. e per sfamarsi. Signore, fa che veramente ognuno Raggiunge di noi si possa preoccupare. Grazie, di essere signora. un sacrificio Alleluia. vivente davanti a te, affinché attraverso Alleluia. di noi nuove gloria anime nome, si possano accostare. Ti chiediamo amen, ancora gloria. di restare con noi, Signore, di continuare amen, a preservarci gloria. dal male nel nome di Gesù che sia e benedetto in eterno. Grazie, amen. Signore. Amen. Amen. Gloria al nome Dio. del Signore. Grazie ringraziamo Gesù. il Signore Alleluia. per questo tempo che ci ha dedicato in questo giorno, ora è a tempo di attivare attivarci con la parola che abbiamo ricevuto. Ringraziamo il Signore, vi diamo appuntamento in questo giorno, tra qualche minuto, proprio giusto 8, eh, parte la l, eh, diretta col Pastore Cataldo, la visita eh, matutina, eh, visita pastorale di tutte le mattine, riceveremo ancora da parte del Signore Grazie, delle indicazioni, continua cari... con un contenuto di review questo giovedì e poi la serata dedicata al culto comunitario delle ore 20 appunto sempre con il pastore Cataldo Petroni in collegamento dalla, sua, dalla sede principale di Parole di Vita che si trova a Polla, quindi siamo tutti pronti Grazie. per correre, vi ricordiamo invece Marianna, vogliamo ricordarlo che per gli amici che ci seguono dai social in questo giorno alle ore eh, 17 sulla pagina Facebook di Parole di Vita dove vi invitiamo per quanti ancora non l'hanno fatto a collegarvi a mettere il vostro like sulla pagina e a seguirci, a riceverete appunto alle ore 17 la notifica che vi avvisa della partenza della nostra diretta del programma sì. social a tu per tu, nel quale parleremo. Di potete dei anche regali. Scrivere, eh? potete... ecco sì, lì possiamo interagire, leggeremo i vostri messaggi, risponderemo alle vostre domande. Sarà un tempo eh, per quanti Essendo sono una diretta social. Eh, appunto, social ecco, sì, Infatti, infatti sarà un po' più <ride> eh, libera, un po' più diretta perché avremo la possibilità di interagire direttamente con voi. Quindi eh, vi aspettiamo per quanti ci seguono. Da Facebook alle ore 17, per tutti gli altri invece ci vediamo nelle consuete eh, dirette della giornata e a Dio piacendo con un Oggi insieme, domani mattina sempre alle ore 9.30 qui sul vostro canale Cristiano Parole di Vita. Dio vi benedica. Ricordatevi la replica di questo numero subito dopo il review. Bene, ciao.